questa settimana vedrete due video registrati lo stesso giorno, per cui vedrete lo stesso vestito, ma soprattutto la stessa meravigliosa frangettina del primo video. Ma sorvolando sulla mia frangettina, questo è un video storto innanzitutto, quindi raddrizziamolo se ci riusciamo, altrimenti ce lo teniamo storto. Ce lo teniamo storto. È un video, fra virgolette, risposta ad una discussione iniziata dal canale Chiacchiere Letterarie, che vi linko. È un canale di due ragazze molto simpatiche che hanno fatto un video sul leggere o meno libri in lingua. Ma siamo davvero tanto storti, però. Dunque, leggere o meno libri in lingua. Da studiosa appassionata di letteratura e lingue straniere, laureata inoltre in lingue e letterature straniere, dovrei dirvi assolutamente sì. In realtà la mia opinione è un ni. Perché leggere in lingua, però se tu mi passi, non mi viene di fare il video se tu passi dietro. Che devi fare in cucina? Il mio giudizio è un ni, perché le lingue, cioè per leggere in lingua fondamentalmente bisogna conoscere bene una lingua. Negli ultimi anni, credo un po' da Harry Potter in poi, si è un po' avuta questa moda del leggere in lingua. Sì, io ho letto tutti e 16 gli Harry Potter in inglese antico, e quindi c'è stata un po' questa corsa alla competizione, no? Più libri in lingua leggi, più sei figo perché sei madrelingua inglese. In realtà non è così. Secondo me molta gente che legge in lingua probabilmente farebbe meglio a leggere in traduzione, perché comprenderebbe meglio l'opera, ma non soltanto proprio a livello di comprensione linguistica, proprio a livello di comprensione generale dell'opera. Secondo me ammettere di non conoscere bene una lingua non è una debolezza. Io sono laureata in lingue, dovrei conoscere l'inglese e lo spagnolo a meno dito, ma in realtà vi dico tranquillamente e senza vergogna che in ufficio da me, per esempio, ci sono persone che non hanno una laurea in lingue, però parlano molto meglio di me l'inglese, semplicemente perché hanno contatti giornalieri con persone dell'Inghilterra o comunque con persone straniere con le quali parlano in inglese, e quindi hanno una fluency molto migliore della mia, che parlo in inglese una volta ogni 6 mesi. Quindi dire di non saper bene una lingua non è una vergogna, nessuno vi taccia di ignoranza. Le lingue si conoscono se si usano. Più usate una lingua, più leggete in una lingua, più parlate quella lingua, meglio la saprete. Il semplice fatto di averla studiata al liceo, averla studiata all'università, non fa di voi luminari di quella determinata lingua. Vi faccio un esempio. Io fino a pochissimo tempo fa avevo un po' tralasciato la lettura in lingua, perché comunque anche il testo più semplice del mondo, letto in una lingua che non è la nostra prima lingua, è una lettura più difficile. Questo diamolo per scontato. Quindi avevo un po' abbandonato la lettura in lingua e ora da qualche mese ho ripreso. Il primo libro che ho letto in lingua, se non sbaglio, è stato Eleanor and Park. Vi lascio la recensione. Non è stato difficile, perché comunque è un inglese contemporaneo, però viene utilizzato talvolta una sorta di slang giovanile, delle espressioni molto giovani, chiamiamole così, e lì per esempio mi sono un po' affaticata a leggere. Sono delle espressioni molto diluite nel corso della narrazione, per cui non dà fastidio non comprendere pienamente quella data espressione, perché comunque te ne trovi 10 in tutto il libro, non inficia la comprensione del testo. Però comunque bisogna avere un certo allenamento. Poi adesso ho letto Persuasion di Jane Austen, che è un inglese di 200 anni prima, e con questo ho avuto delle difficoltà, non tanto delle difficoltà di comprensione, delle difficoltà di proprio, non so come dire, nel procedere nella lettura, tant'è che ho preso un mese intero per leggere un libro che sarà di 200 pagine. Questo perché non sono più abituata. Quando ero all'università dovevo preparare gli esami di letteratura, un libro di Jane Austen lo leggevo perché dovevo leggerlo, dovevo sbrigarmi a leggerlo, per cui ero molto più allenata. Adesso che è tanto che non leggo libri in lingua di quell'epoca, appunto ci ho messo un po' di più. Probabilmente se leggessi un libro di Jane Austen o comunque un libro dell'Ottocento inglese ogni mese sarei più allenata e piano piano diventerei più veloce. Per cui il mio consiglio è, se volete leggere in lingua, innanzitutto iniziate
iniziate dalle basi, se non avete mai letto nulla, non vergognatevi a prendere un libro per bambini in inglese e leggere il libro per bambini, perché si tratta di fare le cose per step. Questo mese leggerete il libro per bambini, il prossimo mese leggerete Harry Potter, il mese ancora dopo leggerete il libro in Park e il mese ancora dopo leggerete Jane Austen. È un percorso che si deve affrontare, si deve crescere piano piano assieme alla lettura e si va avanti. Altre cose, appunto, se non siete capaci di leggere, ma non lo fate, perché le traduzioni sono delle cose preziosissime, sono fatte da persone che hanno studiato per rendere al meglio il testo in un'altra lingua, quindi perché non affidarci alle traduzioni? Secondo me leggere in traduzione non è nulla di male, non è una cosa da, ah vabbè, tu leggi in traduzione perché sei ignorante, non sai leggere il testo originale. Ovviamente sono due esperienze diverse, perché per quanto possa essere fedele il traduttore, leggere direttamente il testo che è stato scritto è diverso da leggerlo filtrato, fra virgolette, dalla traduzione, però secondo me sono due esperienze di lettura che si equivalgono, non ce n'è una migliore e una peggiore, sono semplicemente due cose diverse. Che dire, non mi dilungo più di tanto, perché appunto non penso che ci sia molto altro da dire. Soltanto questi due consigli: se siete in grado, fatelo, se vi va, se non vi va, leggete in traduzione, chi se ne frega. Se invece avete bisogno di un po', che mi scrive? Se avete invece bisogno di un po' di allenamento, allenatevi, cioè non abbiate paura di dire: guarda, io sono 10 anni che non leggo in inglese, da quando andavo al liceo, aspetta che mi prendo un libro per ragazzini, me lo leggo giusto per allenarmi un po'. Fatelo, siate liberi e tranquilli di leggervi ciò che vi pare. Con questo vi saluto, vi rimando alla prossima, ciao!